grazie per avermi invitato e anche per il titolo che non voglio usurpare. Ho insegnato alcuni anni, adesso io non sono professore. Vi ringrazio per l'invito perché mi consente un confronto. Io normalmente scrivo sulla casa, non ho un confronto con, ho avuto in passato un confronto con operatori, ma non ho confronti frequenti con operatori, associazioni che si occupano della problematica. Il confronto per me è particolarmente utile perché penso che consente di capire come un obiettivo che è comune, penso a voi, a me, a tanti altri, che è quello di risolvere un problema, possa poi essere affrontato da prospettive diverse e il punto alla fine sarà capire quali sono le prospettive che sono più efficaci per raggiungere questo obiettivo. La constatazione comune è che noi la constatazione comune è che noi oggi parliamo di non politiche abitative, cioè parliamo di una situazione in cui sostanzialmente non ci sono interventi rilevanti per aiutare chi non riesce da solo a risolvere il problema della casa, non ci sono interventi rilevanti da parte del potere politico, da parte del governo e anche da parte delle regioni a cascata. Non ci sono interventi né dal lato dell'offerta né dal lato della domanda, anzi noi assistiamo a venir meno, stiamo assistendo al venir meno anche di alcuni strumenti che in passato potevano essere stati considerati da alcuni più efficaci, da altri meno, ma che comunque avevano assolto una qualche funzione, sia nell'incrementare il patrimonio di alloggi per la proprietà a condizioni non di mercato, sia per aiutare chi non ci riusciva a pagare gli affitti. Guardate che tra l'incrementare il patrimonio di alloggi a condizioni non di mercato e il mercato dell'affitto c'è un certo collegamento, perché più si riduce la pressione di chi può aiutato a risolversi da solo il problema, più aumentano in qualche modo le possibilità di soddisfacimento del problema dell'affitto da chi non può pagarlo. Noi abbiamo assistito sostanzialmente negli ultimi, diciamo, noi in realtà non abbiamo piani casa da 25 anni, dal 1978, quando ci fu il piano decennale per la casa. Questo è stato uno dei due grandi piani casa che ci sono stati in Italia. L'altro grande piano casa è stato il piano Fanfani. Il piano Fanfani operava in una situazione che per certi versi è simile a quella di oggi, cioè una situazione in cui c'era una crisi economica rilevante e c'era una condizione di reddito e di vita della popolazione molto difficile e precaria. Il piano Fanfani ebbe l'intuizione di creare una cosa sostanzialmente che, mentre dava la casa agli operai, dava anche il lavoro agli edili. Si chiamava esattamente piano, quando nel 49 fu fatto, si chiamava piano per l'occupazione, anche perché probabilmente poi in quel momento si iniziava a percepire che la CGIL l'anno dopo avrebbe fatto un suo piano del lavoro e quindi c'era anche forse un problema di cercare di anticipare. Oggi noi abbiamo assistito ad un proliferare di piani casa dal 2008, tanti piani casa, tant'è che ho scritto un librettino che si chiama I piani casa di Madame Adorée,
perché sono tanti i piani casa, al contrario del figliolo però di Madame Doré che tutti volevano, questi nessuno vuole perché non producono niente, cioè non producono niente sul piano sociale. È stato sostanzialmente un tentativo di sostenere l'economia attraverso questi piani e in mancanza di fondi pubblici si è pensato che si potesse incentivare la domanda privata, cioè si potesse incentivare la, l'edilizia privata. Ora, un piano casa, non esiste un piano casa che non preveda l'esborso di fondi pubblici, perché altrimenti cioè, tutti potrebbero fare un piano casa. Noi abbiamo assistito al piano casa degli incrementi di volumetria, che non ha funzionato, cioè, perché avesse almeno funzionato avrebbe dato lavoro a un po' di gente, avrebbe creato occupazione, avrebbe creato reddito, e quello non ha funzionato. Abbiamo assistito ai piani casa proposti dal decreto, se non mi ricordo male, 112 del 2008, esatto. E anche quelli non hanno funzionato, sono stati soldi che si sono spostati da una parte all'altra per mesi e mesi, sono stati spostati i soldi da una parte all'altra, senza però che alla fine neanche si sia riusciti a spendere, perché l'altro punto vero è che quei soldi, se voi andate a vedere nel Ministero al MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vedete che quei soldi, ci sono i monitoraggio, i rapporti di monitoraggio, vedete che sono stati spesi pochissimo. Quindi soldi che dovevano essere per affrontare l'emergenza abitativa, che sono lì, che restano lì per anni. Questo dal punto di vista dell'incremento dell'offerta. Dal punto di vista della domanda, cioè dal punto di vista dell'aiuto che può essere dato agli inquilini che non riescono a pagare l'affitto, noi abbiamo assistito alla sparizione sostanzialmente del fondo sociale per l'affitto. Io so che forse da parte vostra non avete mai avuto una grande simpatia per il fondo sociale per l'affitto, perché avete sempre ritenuto che quei soldi dati agli inquilini si trasferissero sui proprietari. Questo, guardate, che non è vero. Anche gli studi che sono stati fatti negli altri paesi, che hanno dimostrato che i voucher per l'affitto facevano aumentare la spesa per l'affitto, la facevano aumentare perché miglioravano la condizione abitativa, cioè con il voucher consentiva a delle persone di cambiare casa e di averla un po' migliore. Peraltro in Italia questa possibilità che il contributo sull'affitto fosse trasferito ai proprietari era tecnicamente difficile, perché nessuno aveva la certezza di avere ogni anno il contributo per l'affitto, e quindi chi è che avrebbe accettato anche un ricatto, diciamo, del proprietario che dice: visto che tu hai avuto il contributo, me lo trasferisci a me? Cioè, nessuno. Perché se voi andate in un sito francese, uno qualsiasi, per cercare di ottenere quelli che si occupano degli aiuti per la casa, voi mettete i vostri dati e sulla base dei vostri dati sapete in anticipo di quanto sarà l'importo del contributo sull'affitto. In Italia questo non esisteva, ma prima di tutto perché ogni anno c'era da stabilire quanto il finanziario veniva lasciato, e voi avete visto che si è partiti da 300 milioni, si è arrivati a niente, poi in questo ulteriore piano casa si mettono 30 milioni. Ora, 30 milioni per un numero di domande che oscilla a livello nazionale tra le 4 e le 500 mila non significa niente, è assolutamente inutile. Cioè, se si volesse fare una politica della casa
efficace che risolva i problemi della gente, e ci fossero i soldi, questo sarebbe uno strumento di grandissima potenza. Cioè uno dice, metto 1 miliardo in questo strumento e questo miliardo consente a 400-500 mila famiglie di dare dai 2.000 ai 2.500 euro all'anno, che significa che gli pago un quarto, un terzo, un quinto del totale della vita. Ed è un aiuto vero. Questo non è una cosa possibile. Io non so come adesso utilizzeranno questi 30 miliardi. Peraltro, milioni, scusate. Peraltro, per utilizzare questi 30 milioni, chissà quanto tempo passerà, perché dovranno fare il riparto, dovrà essere approvato e dovrà essere fatto il riparto tra le regioni. Poi i comuni devono fare i bandi. Ora, io penso per esempio che una cosa che potrebbe essere ragionevolmente detto è: avete 30 milioni, non date i 30 milioni facendo la solita trafila, ma concentrateli su una cosa specifica. O si individuano delle situazioni di disagio estremo e si interviene su quello, oppure si mettono questi 30 milioni ad incrementare il fondo sugli sfratti, perché gli sfratti sono aumentati. La cosa grave è che gli sfratti sono aumentati a parità di redditi, a parità di canoni. Cioè, non è che gli sfratti sono aumentati perché noi abbiamo avuto un picco nei canoni. Anzi, se leggete le rilevazioni che fanno le agenzie degli affitti, gli sfratti, c'è una disponibilità dei proprietari delle abitazioni anche a venire incontro senza, per evitare, perché se uno ha un buon inquilino, prima di perderlo, sta succedendo. Allora, però la situazione degli sfratti esiste e quindi uno dice 30 milioni che distribuiti, riconcentriamoli, però il punto negli sfratti è come li utilizziamo, perché voi sapete che in alcune regioni, in alcune zone d'Italia sono state costituite dei fondi per venire incontro agli sfratti, però quei fondi non hanno funzionato. Io penso per esempio che una cosa ragionevole che andrebbe fatta è quella di utilizzare lo strumento fiscale per evitare l'esecuzione degli sfratti. Cioè, sostanzialmente, se si vogliono ottenere degli risultati, bisogna mettere insieme le esigenze dei proprietari con quelle degli inquilini. Ci sono proprietari, grandi proprietari di immobili, ma la gran parte delle case che sono affittate da gente che ne ha una, due. Se voi prendete i dati del Ministero, dell'Agenzia delle Entrate, vedrete che i proprietari, persone fisiche, cioè privati come noi che sono proprietari di case, anzi, cioè partiamo diversamente, le case affittate da proprietari privati sono 2,7 milioni. Il numero di proprietari sono 2 milioni di quelle case. Quindi non c'è un'enorme concentrazione. Ci sarà chi ha 50 appartamenti, chi ne ha 100, ma sono pochi. Peraltro in Italia manca un'altra cosa, cioè non ci sono operatori immobiliari che hanno grandi patrimoni destinati, non hanno mai fatto grandi investimenti per case in affitto. Quindi bisogna trovare una via per cui la salvaguardia dell'inquilino non avvenga a eccessive spese per il proprietario. Cioè, sostanzialmente, la socialità è una cosa di cui deve farsi carico lo Stato. Non lo si può riversare su. Io penso per esempio che un obiettivo di questo tipo possa essere ottenuto introducendo un meccanismo di
credito d'imposta per il proprietario. Cioè, sostanzialmente si dice tu non sfratti, l'inquilino non può pagare tutto, tu ti porti in detrazione in 1, 2, 3 anni, quanto il tempo che stabiliamo insieme, ti porti in detrazione delle tasse i soldi che ti doveva dare l'inquilino. Perché questo è un modo per cui il proprietario che ha un buon inquilino non se ne libera. Sì, è vero, io ci rimetto un po' perché anziché prenderlo in un anno i 5.000 euro, li prendo magari in 3, in 2, in qualcosa. Però è una cosa che può essere fatta. Poi si può anche pensare a come recuperare eventualmente quando l'inquilino diventa di nuovo, riprende il lavoro. Puoi pensare anche a come recuperare una parte di quei soldi. Cioè, però qualche cosa si può costruire. L'altro, poiché a voi interessa sostanzialmente la parte relativa agli inquilini, io penso per esempio che uno dei problemi abbastanza rilevanti, poi l'altra cosa abbastanza rilevante sia questa del patrimonio delle case popolari. Ora, quel patrimonio, io non so come facciano al Ministero delle Infrastrutture a sapere che sono 40.000 gli alloggi, perché non sono più loro, quindi probabilmente avranno fatto una qualche ricognizione presso le singole regioni. Però quel patrimonio, secondo me, corre un rischio rilevante, che è quello di essere alienato, perché prima o poi lì arriveranno. Ho letto recentemente un'intervista al consigliere economico di Renzi, che si chiama qualcosa, non mi ricordo come, che fa una proposta su questi alloggi che è molto peggiore di quelle che finora erano state fatte anche da Brunetta e di quelle che sono state le ipotesi, anche le esperienze che sono maturate perché le ipotesi che finora sono state fatte sull'alienazione del patrimonio delle case popolari avevano un punto in comune, e cioè era la condizione di reinvestimento dei proventi nella realizzazione di nuove case o nella ristrutturazione di questo. Questa proposta invece non è più così. La proposta che viene fatta è che i proventi che si ricavano vengano utilizzati per abbassare l'IRPEF. E quindi, ma mettiamo pure che vengano utilizzati per abbassare l'IRPEF, però è l'uscita dello Stato da un settore, perché non ci saranno altri soldi da reinvestire. Allora, nel caso delle case popolari, qual è secondo me uno dei problemi? Uno dei problemi da capire è che all'interno delle case popolari c'è una certa stratificazione di bisogno, e che il bisogno all'interno delle case popolari non è tutto uguale. Ci sono categorie di inquilini differenti che non possono essere trattati tutto allo stesso modo. Cioè non possono essere difesi tutti allo stesso modo con dei canoni eccessivamente bassi, perché c'è un problema di equità tra chi sta nelle case popolari e chi non sta nelle case popolari a parità di condizioni economiche. Allora io credo che bisognerebbe capire con molto dettaglio quali sono le situazioni, come fare, come evitare che all'interno delle case popolari ci siano delle persone che entrano povere, vivano tutta la vita all'interno di quelle case da poveri,
muoiono da poveri e lasciano dei figli poveri che a loro volta lasceranno dei figli poveri. Quindi, perché questo succede, voi sapete bene che questo succede, e questo però è un problema, perché a quel punto vuol dire che quel patrimonio è completamente immobilizzato. Io non penso che si possano mettere dei limiti temporali di permanenza, perché se uno è effettivamente in una situazione di bisogno, tu non è che dopo 2 anni lo puoi sbattere fuori perché è scaduto il termine. Per esempio, penso che questo sia il meccanismo che opera in America. Però qualche cosa per fare in modo che non ci sia l'ereditarietà di quel patrimonio probabilmente andrebbe ipotizzato, andrebbe pensato. Io mi fermo perché penso di aver fatto 20 minuti anziché 15. Vi ringrazio nuovamente per la ospitalità. Grazie.